presento nuovi set a ferrate di Climbing Technology che per il 2018 saranno in un range di 3 modelli che differiscono solo per il tipo di moschettone montato. Voglio fare una piccola spiegazione riguardo alla nuova normativa che da marzo 2017 entra in vigore in Europa, la EN95/2017, che obbliga a seguire dei nuovi criteri sui set a ferrata, e i set a ferrata che andranno sul mercato da quest'anno già potranno essere utilizzati con un peso da 40 a 120 kg, vuol dire che la persona deve pesare un minimo di 40 kg, esclusa l'attrezzatura, e 120 kg compresa l'attrezzatura. Questo per andare incontro a un grande range di utilizzatori, dal bambino fino all'adulto. In più, questi set a ferrata hanno l'obbligo di essere testati a 50.000 cicli il test di allungamento della fettuccia e resistere sempre a 1.200 kg di tenuta. Quindi sono set molto più resistenti di quelli sul mercato l'anno scorso. I nostri set a ferrata hanno la particolarità di avere un assorbitore molto compatto, dove all'interno troviamo un sistema brevettato che noi chiamiamo ibrido, composto da una fettuccia a strappo e un freno. Questa doppia combinazione di fettuccia più freno genera un graduale assorbimento dell'urto in caso di caduta da parte di persone che pesano 40, 60, 80, 100, 120 kg. Quindi una grande riserva di sicurezza. Set a ferrata andremo a montarlo all'interno con un bocca di lupo, il nodo classico che viene utilizzato. Quindi una volta montato ne potremo utilizzare il set a ferrata, e la particolarità di avere questi bracci Y che permettono un'ottima movimentazione quando io vado ad agganciarmi uno ed anche l'altro insieme.